In memoria di Pietro Ermelindo Lungaro, questa mattina a Trapani, nell'atrio di Palazzo Cavarretta, è stata scoperta una targa in marmo per commemorare il martire trapanese Pietro Ermelindo Lungaro. Minacce di morte a Massimo Fundarò, biglietti listati a lutto nell'androne dell'abitazione nel centro di Alcamo del dirigente nazionale di Sinistra Italiana. Pugno duro contro gli abusi edilizi, controlli del territorio a San Vito Lo Capo, tolleranza zero per gli illeciti edilizi compiuti nella località balneare. Torna la festa federicina da venerdì a domenica ad Erice. Si terrà la rievocazione storica dell'arrivo del re di Sicilia Federico III d'Aragona. Per lo sport, correre per non dimenticare. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della gara podistica che si correrà il prossimo 18 giugno a Trapani per ricordare il carabiniere scelto Pietro Morici di Valderice, ucciso dalla mafia 34 anni fa. Bentrovati nuovamente in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Questa mattina a Trapani, nell'atrio di Palazzo Cavarretta, è stata scoperta una targa in marmo per ricordare e commemorare il martire trapanese Pietro Ermelindo Lungaro. L'iniziativa è stata promossa dalla sezione di Trapani dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, intitolata proprio a Pietro Ermelindo Lungaro, martire trapanese, medaglia d'argento al valore militare, che da oggi sarà ricordato con una targa di marmo a Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio Comunale di Trapani. Presente alla cerimonia di stamattina il presidente nazionale dell'AMPS, Claudio Savarese, il vicepresidente, Pino Chiapparono, il segretario generale, Michele Paternoster, ed il presidente della sezione di Trapani, Nicolò Villabuona. Innanzitutto un applauso e un elogio alla sezione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Trapani, che ha avuto questa iniziativa lodevolissima, supportata anche dall'amministrazione comunale, e il messaggio appare abbastanza evidente, che è quello di non solo ricordare un nostro caduto in situazioni e in momenti tragici per il paese, ma anche e soprattutto perché questo deve essere un messaggio di sacrificio, abnegazione, di appartenenza allo Stato, di rispetto delle leggi, da trasmettere ai bambini che abbiamo invitato e chiamato proprio per questo tipo di concetto, insomma, per tramandare questo tipo di cultura nelle giovani generazioni, che forse qualche volta non gli viene ricordato con la frequenza necessaria. L'idea nasce dal fatto che in questo atrio sono state collocate già a suo tempo tante altre simili targhe marmoree che ricordano il sacrificio di altri trapanesi che si sono immolati in guerre e in situazioni particolari negli anni. E quindi abbiamo pensato e ritenuto opportuno che in questo contesto potesse essere allogata anche la targa che ricordasse il sacrificio di un trapanese, di un poliziotto che ha immolato la sua giovane vita appunto per la libertà dei cittadini, che è Pietro Ermelindo Lungaro. La targa è stata scoperta da Pietro Lungaro, figlio di Pietro Ermelindo Lungaro. Qui c'è la storia del passato e la storia del domani. E tenete presente ancora, è un momento di emozione perché mio padre ha dato la sua vita a 33 anni per i principi di libertà, di democrazia, e affinché si possano le nuove generazioni avere testimonianza di questi grandi valori. Io ne sono grato all'Associazione Nazionale Polizia di Stato che, se mi passa la battuta, hanno adottato questa figura di mio padre. Il vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, e il suo predecessore Calogero Lapiana, su loro richiesta il prossimo 15 di giugno saranno ascoltati in procura a Marsala nell'ambito del procedimento che vede entrambi i prelati accusati per truffa in concorso con alcuni tecnici e un imprenditore edile. Al centro dell'inchiesta i finanziamenti chiesti alla CEI e alla Regione per la realizzazione del complesso parrocchiale San Lorenzo nel quartiere Transmazzaro Miragliano.
Intimidazioni al dirigente nazionale di Sinistra Italiana Massimo Fundarò, da anni impegnato in diverse battaglie per la difesa del territorio alcamese. Minacce di morte all'ex parlamentare dei Verdi Massimo Fundarò. 5 biglietti listati a lutto sono stati ritrovati ieri mattina nell'androne della sua abitazione nel centro di Alcamo. Il politico, da anni impegnato in diverse lotte per la difesa del territorio, già 15 giorni fa aveva ricevuto una serie di telefonate anonime. Nessuna voce, in sottofondo solo marce funebri. All'inizio, dice il parlamentare, non ho dato peso alle telefonate, ma quest'ultimo atto mi ha spinto a sporgere denuncia. Pochi minuti dopo l'amara scoperta, nell'androne di casa l'ex parlamentare ha ritrovato, abbandonata nei pressi della sua abitazione, una scatola contenente altri biglietti listati a lutto, stampati da una vecchia fotografia ormai chiusa. Tutto il materiale è adesso nelle mani degli agenti del commissariato di Alcamo. L'episodio potrebbe essere collegato all'ultima battaglia intrapresa da Fundarò accanto al comitato Liberi da ogni inquinamento contro la realizzazione di un impianto industriale, verosimilmente un inceneritore, che dovrebbe sorgere in contrada Bosco Falconeria a pochi chilometri da Alcamo. Solidarietà al dirigente nazionale di Sinistra Italiana è stata espressa dal prefetto di Trapani Giuseppe Priolo. A Trapani, in cassonetti di rifiuti stracolmi ovunque, bloccata in città la raccolta di rifiuti a causa di alcuni problemi tecnici ad un macchinario della discarica di Contrada Borranea. Attraverso una nota il comune fa sapere che la Trapani Servizi, che gestisce l'impianto, si è attivata immediatamente per la ripresa dell'attività con il reperimento di un vaglio che arriverà in discarica domani. Nella stessa giornata, si legge nella nota del comune, si prevede la ripresa del servizio. San Vito Lo Capo prende posizione e scende in campo per la tutela e la salvaguardia del territorio. Tolleranza zero per gli illeciti edilizi compiuti nella località balneare già assalita dai turisti. La Polizia Municipale, guidata dal comandante Giuseppe Messina, applicando le direttive dell'amministrazione Rizzo, ha effettuato un capillare controllo del territorio che ha portato a sequestri di aree e cantieri interessati da interventi edilizi abusivi. I responsabili dei reati sono stati segnalati alla Procura. Nel corso della complessa ed articolata attività di monitoraggio sono state inoltre acquisite al patrimonio comunale indisponibile aree sulle quali erano stati commessi illeciti edilizi. L'attività di controllo ha inoltre bloccato alcune iniziative abusive in aree di interesse naturalistico sottoposte a vincolo. In una zona periferica, dove persistono vincoli idrogeologici e paesaggistici, sono stati sequestrati 2 cantieri in un'area di circa 1000 metri quadri, nei quali si stavano realizzando interventi di spietramento e movimentazione terra e rocce con la realizzazione di una piattaforma di 200 metri quadrati, certamente preludio a realizzazioni edilizie abusive. Il sequestro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. La Polizia Municipale è intervenuta anche in uno dei posti più belli e selvaggi dell'intero territorio, dove era stata realizzata una discarica abusiva per trasporto di materiale di risulta che aveva anche alterato il profilo della costa. Anche in questo caso, dice il comandante della Polizia Municipale, oltre all'enorme danno al patrimonio naturalistico, venivano immessi nell'atmosfera gas tossici provenienti dalla combustione della plastica. Quest'area è stata anch'essa sottoposta a sequestro. Il sindaco Matteo Rizzo è soddisfatto dei risultati ottenuti. Il controllo del territorio operato dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine restituisce bellezza e dignità al nostro territorio, dice, ed è la dimostrazione che il perseguimento del concetto della legalità e l'applicazione delle norme sono il migliore biglietto da visita per questa amministrazione che si prepara ad una nuova esaltante stagione turistica. TV. Vodafone TV più Now TV a soli 10 euro e hai le serie TV di Now TV incluse per 3 mesi. Vodafone, scoprila da Punto Radio, via Fardella, Trapani. E adesso la nostra pagina elettorale. All'Hotel Crystal si è tenuto un incontro a sostegno della candidata al Consiglio Comunale di Trapani, Daniela Di Girolamo, a cui hanno partecipato, oltre Piero Savona, l'assessore regionale alla salute, Baldo Gucciardi, la senatrice Pamela Orru, il segretario generale della CISL siciliana, Mimmo Milazzo, ed il vicepresidente dell'ARS, Giuseppe Lupo.
La campagna elettorale, per quanto mi riguarda, sta andando benissimo. Io sto utilizzando quale strumento per questa campagna elettorale, quello che è il metodo che mi è stato ovviamente insegnato e che ho praticato da tanti anni, che è quello di parlare con la gente, quindi stare in mezzo alla gente. In questo periodo ormai di tecnologie, dico, è facile parlare nei social, dico, ma io utilizzo metodi molto più tradizionali, che sono quelli di incontrare le persone. Abbiamo fatto diverse riunioni grazie alla collaborazione dei segretari di categoria delle federazioni dell'organizzazione sindacale. Certo, sicuramente è un periodo un po' difficile rispetto al fatto che uno deve proporsi e a volte deve anche convincere l'interlocutore, l'elettore ad avere comunque fiducia. Io mi sento, ecco, di fare un grande ringraziamento a Pietro Savona, che ci sta consentendo di fare una campagna elettorale a testa alta e ci sta dando l'opportunità di proporci in una maniera abbastanza serena e trasparente. Io credo che dobbiamo ripartire dai temi dello sviluppo produttivo, del lavoro produttivo, in una città fantastica che ha straordinarie potenzialità di crescita, e la candidatura di Daniela Di Girolamo nel Partito Democratico è una candidatura adeguata proprio per questo, perché parla al mondo del lavoro, parla alle donne, agli uomini che possono e devono impegnarsi per il rilancio di questa città che ha opportunità vere, importanti, di valorizzazione, ad esempio di segmenti di sviluppo produttivo, dai beni culturali al turismo, e il turismo è in forte crescita a Trapani come a Palermo, come nel resto della Sicilia, può trascinare l'economia, può rilanciare il commercio, e qui si può fare turismo 12 mesi l'anno. Wally Cammareri, candidato al Consiglio Comunale di Trapani con lo PSI, ha partecipato ad un incontro tenuto alla Lega Navale nell'ambito del Colombaia Day organizzato dall'associazione Salviamo la Colombaia. Nel corso dell'iniziativa il giornalista trapanese ha lanciato le sue proposte per il recupero e la valorizzazione dell'antico castello di mare. Abbiamo avuto recentemente un incontro proprio a Palermo in assessorato con il dirigente, col dottore Bernino, il quale ci ha anticipato che a gennaio uscirà un bando che consentirà a privati o al pubblico, quindi comuni o enti vari, di poter avere in affidamento beni di proprietà del demanio regionale, e fra questi rientra anche la Colombaia. Allora, qual è il nostro intento, quello di soci di questa associazione? Creare un cartello, se possibile, di persone interessate. Credo che sia difficile trovare un magnate che investa direttamente sull'isolotto della Colombaia, ma creare attorno a tutto questo un movimento. Lì ci possono venire bar, ristoranti, attracco per imbarcazione da diporto, e c'è una miriade di attività che possono girare, ruotare, fare economia attorno a quello che è l'immobile, voglio dire la Colombaia. Continuano intanto i comizi del senatore Antonio D'Alì in corsa per la carica di sindaco di Trapani, che stasera a partire dalle 20 sarà al Rione Cappuccinelli sotto piazza Senatore Pietro Grammatico. Il candidato del PD Pietro Savona questa sera alle 21.30 sarà a Palma per incontrare i cittadini della frazione trapanese. Sul fronte ricino, la candidata a sindaco Daniela Toscano ieri sera è stata in via Argenteria, mentre domenica ha tenuto un comizio a Napoli. Questa sera alle 19, sempre nell'ambito del ciclo di incontri nei quartieri e nelle varie frazioni del comune di Erice per illustrare il programma elettorale, la Toscano terrà un comizio a 30 piedi in via Marsala. Il candidato a sindaco Maurizio Sinatra ha incontrato gli elettori nel suo comitato elettorale di via Manzoni, assieme ai candidati nelle due liste Alleanza Civica per Erice e Sicilia Futura e agli assessori designati. Gli assessori sono stati scelti ovviamente sulla base del merito. Sernesi e De Santis non hanno bisogno di presentazione, l'uno per la competenza che ha nel campo tecnico e quindi delle opere pubbliche e dei progetti, l'altro nel campo della cultura, dove già si distingue egregiamente, dico, attraverso il ruolo che ricopre all'interno dell'ente Luglio Musicale. Quanto alle liste, contrariamente a quello che è stato fatto dagli altri candidati, ho preferito fare una scelta di tipo diverso che puntasse sulla qualità e sulle idee dei candidati. Questo è quindi il risultato di questa scelta, rispetto alla quale non ho voluto abdicare, nonostante alcune sirene che ovviamente mi chiamavano e tiravano per
realizzare un momento di tipo diverso che fosse meramente elettoralistico e non programmatico. È stata la fiducia nei confronti di Maurizio Sinatra, al quale mi lega una vecchia amicizia e rapporti di stima che risalgono ad antiche radici. Per quanto riguarda Erice, io non credo che Erice adesso sia messa peggio del Luglio Musicale di 3 anni fa, quindi si tratterebbe di riannodare, come dice il nostro candidato sindaco, dei fili che si sono interrotti, riprendere delle buone pratiche, perché non tutto è da buttare ciò che viene dal passato, quindi riprendere ciò che di buono c'è stato. Mi riferisco ad esempio a manifestazioni che sono passate alla storia e che inopinatamente sono state poi messe nel cassetto o non hanno avuto l'adeguata continuità, per esempio la Venere d'Argento, la Settimana Internazionale di Musica Medievale e Rinascimentale. Non è la prima volta che mi candido al Comune di Erice, questa è la quarta volta che mi candido, sono stato per 2 volte consigliere comunale e per 2 volte assessore con 2 diversi sindaci. La stima e l'amicizia che mi lega all'amico Maurizio Sinatra mi ha convinto che il suo programma è uno dei programmi più fattibili fra tutti quelli che ho visto e che comunque è la persona giusta che Erice potrebbe avere come sindaco. Ed oggi alle 19 nel comitato di Via Manzoni si terrà un incontro con i candidati al Consiglio Comunale delle liste a sostegno di Sinatra, Maria Antonetta Spadola, Luigi Agugliaro e Marinora Ferrandes. Dal fronte della candidatura a sindaco di Erice di Concetta Montalto, al comitato di Via Cesaro si è tenuto un incontro con il gruppo Giovani, che ha visto la presenza anche di Alessandro Manuguerra alla guida del gruppo Giovani ed in corsa per il rinnovo del Consiglio Comunale della Vetta. Una riunione organizzativa del mio movimento giovanile, il movimento Lati Liberi. Siamo tantissimi ragazzi, siamo ragazzi che vogliono cambiare Erice, siamo ragazzi che vogliono dare una svolta a questa politica, a questa amministrazione. Vedo tantissimi comizi di altri candidati, di altre persone che non sono pieni di gente. Io qua ho il mio popolo, ho la mia gente, ho i miei giovani che vogliono un cambiamento definitivo, e questo deve partire da me. Voglio rappresentare loro, voglio rappresentare tutte quelle persone che credono in me, e soprattutto vogliamo dare una svolta al Comune di Erice con Concetta Montalto sindaco. Chiedo a voi cittadini di cambiare questa amministrazione, di dare fiducia a una persona che è sempre stata tra la gente ed è sempre creduto alla gente. Infine la candidatura a Fazio, così come annunciato dallo stesso onorevole dopo la vicenda che lo ha portato agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Mare Mostrum, continua la sua campagna elettorale. Oggi, con inizio alle 18, presso il comitato elettorale di Via Virgilio, il candidato Franco Ravazza della lista Fazio Sindaco incontrerà elettori, amici e simpatizzanti per illustrare il programma elettorale. Alle 20.30, sempre presso il comitato elettorale di Via Virgilio, si svolgerà una riunione politica fra tutti i candidati della lista Fazio. Questa sera, con inizio alle 20.30, presso il comitato elettorale UDC di Via Ammiraglio Staiti, la candidata Roberta Tranchina della lista UDC Trapani Tua incontrerà elettori, amici e simpatizzanti. In continuità con il percorso avviato lo scorso anno, il Comune di Custonaci organizza per domani mattina a Cornino alle 9.30 nell'area pedonale Buna una giornata dal titolo Aspettando l'estate 2017. Una giornata dedicata alla cura dei luoghi della propria città nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano in collaborazione con la scuola del territorio. Per l'occasione sarà anche montata la passerella galleggiante in mare e aprirà al pubblico la riserva naturale orientata di Monte Cofano. Da venerdì 2 giugno e fino a domenica 4 giugno ad Erice si terrà la festa Federicina, la rievocazione storica dell'arrivo in città di Federico III d'Aragona, re di Sicilia, della moglie Eleonora ad Erice. La manifestazione, quest'anno giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dall'associazione Tradumari con il patrocinio del Comune di Erice e della Fondazione Erice Arte. Quest'anno il villaggio medievale sarà allestito nella chiesa di Sant'Antonio nei pressi di Porta Spada, come ricordato dal maestro Claudio Maltese, promotore dell'iniziativa. La
Festa Federicina, appunto, è giunta alla quarta edizione. Quest'anno cambieremo la location del villaggio medievale, che non sarà più le Torri del Ballo, ma sarà più la chiesa di Sant'Antonio, nel quartiere, nel Porta Spada, quartiere spagnolo, quella zona di lì. Allora, praticamente la manifestazione si svolge in questo modo: venerdì 2 giugno ci sarà l'arrivo dei Reali la mattina alle 10, quindi tutto il giorno una serie di eventi itineranti, per poi aprire alle 11 il villaggio medievale con le varie degustazioni, i vari mercanti e i vari artigiani, eccetera. La novità di quest'anno del 2 sarà che la sera alle 19 ci sarà un grande spettacolo equestre, quindi ci saranno i cavalieri, quattro cavalieri che si gareggeranno con gli antichi giochi medievali come quello del Saraceno, eccetera, e quindi con i cavalli che faranno questa esibizione, questo nuovo palio dedicato appunto a Monte San Giuliano. Questo è il venerdì 2 giugno. Sabato 3 giugno invece ci sarà tutta la giornata dedicata ai vari itineranti di musici, sbandieratori e tant'altro, e il villaggio medievale. Poi alle 19 del 3 di giugno ci sarà la sagra della porchetta, quindi è in sostituzione di quello che era il convivio regale. Quindi alle 19 ci sarà la degustazione di zuppa medievale, di porchetta e naturalmente lo spettacolo sia di sbandieratori che del fuoco, i giocolieri di fuoco. E infine domenica 4 giugno ci sarà il raduno regionale dei cortei storici di Sicilia, quest'anno sempre 12 cortei proveniente da tutta la Sicilia, e quindi dalla mattina fino poi alle 16:30 ci sarà il grande corteo regale, che quest'anno uscirà dalla chiesa di San Francesco vicino al Balio, e quindi poi concluderemo davanti al Real Duomo di Erice, dove ci sarà appunto il gran finale con poi l'omaggio alla Celeste Madonna. Un'altra grande novità di quest'anno è la presenza, ospiti nostri, del gruppo di balestrieri di Norcia, provincia di Perugia, che sappiamo che sono stati delle persone colpite dal terremoto e che abbiamo l'onore e il piacere quest'anno di ospitare ad Erice per 4 giorni, dall'1 al 4, e faranno anche loro l'esibizione della balestra e i tamburi, e condivideranno con noi questi momenti di festa, e anche noi faremo un momento di solidarietà con loro proprio per dare a loro ospitalità e qualche giorno di serenità. Il Rotary Club Trapani Erice offre attraverso una borsa di studio la possibilità per un neolaureato o una neolaureata di poter frequentare un master in un'università straniera. L'importo del finanziamento è di 30.000 euro ed è riservato ai residenti a Trapani o nell'Agro Ericino. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 agosto e bisogna contattare o scrivere anzi una mail a rctrapanierice@gmail.com. Giovedì alle 11 nella sala conferenze del Museo Lilibeo di Marsala si terrà la manifestazione conclusiva del progetto Scuola Museo 2016-2017 dedicato al tema Lilibeo Marsala, crocevia di popoli e civiltà nel Mediterraneo. Interverranno Luigi Biondo, direttore del Polo Regionale dei Siti Culturali, Anna Maria Parrinello, dirigente responsabile del Museo Lilibeo, Eleonora Romano, referente dei servizi educativi del museo, e Anna Maria Angileri, assessore alle politiche scolastiche del Comune di Marsala. È arrivato in Sicilia dalla Basilicata Gianluca Caporaso, che ieri a Marsala, nella libreria specializzata per bambini Albero delle Storie, ha presentato il libro Appunti di Geofantastica. L'iniziativa è stata ripetuta oggi esclusivamente per le classi quinte e quarte elementari della scuola primaria Garibaldi in via Rubino. Abbiamo intervistato l'autore ed anche Vitalba Fiorino, che ci spiega perché hanno deciso di invitarlo. È una raccolta di racconti, si narra di viaggi mai viaggiati. Nel senso che sono contenute storie di città che esistono realmente e che però vengono reinventate giocando con i loro nomi. Per cui, tanto per fare un esempio, Corleone, che tra l'altro è una città siciliana, diventa la città dei coraggiosi, e Metaponto, che è una città lucana, il territorio da cui arrivo, è la città del Mezzoponte, e così via. È un libro, dicevamo, che ha avuto grande successo e che segue un altro libro dedicato sempre ai bambini, a un pubblico giovane, che parla di punteggiatura e che viene scritto con lo stesso metodo, no? La logica è quella di combinare i segni della punteggiatura alle città, inventando città che assumano i caratteri dei segni della punteggiatura. Il libro si intitola I racconti di Punteville. Di che cosa racconta? Racconta della città di Puntini Puntini, dove tutto può sempre succedere, oppure della città di punto e virgola, dove le faccende più importanti sono le pause.
Nella città di Punto, infine, dopo aver attraversato le altre città, tutti credono che il mondo finisca. In realtà, grazie a un pallone perso dai bambini, si scopre che al di là delle mura della città ci sono altre città e c'è anche il mare. Vitalba è una delle titolari dell'Albero delle Storie che oggi ospita Gianluca Caporaso. Perché avete invitato un personaggio di questo tipo, un ragazzo lucano che appunto sta avendo tanto successo in tutta Italia? Allora, io non lo conoscevo, però l'ho conosciuto attraverso i suoi libri. Quando sono arrivati nella nostra libreria ce ne siamo innamorati per l'ironia che utilizza nei suoi racconti, per la poesia e per le emozioni che riesce a trasmettere. La cosa di cui sempre io mi sono meravigliata da grande lettrice quale sono è che quando incontro uno scrittore che riesce ad assemblare le parole, no, che sono le parole che comunemente noi usiamo, però riesce ad assemblarle con una poesia, con una magia tale da scatenare così tante emozioni, allora meritava di essere invitato, sia per le emozioni che fa scaturire negli adulti, ma perché le trasmette soprattutto ai bambini, quindi cominciare soprattutto da loro, dai bambini, a risvegliare la speranza, i sogni e l'amore, insomma, per un mondo migliore, quale lui riesce a trasmetterci attraverso i suoi libri. Tre R Impianti, Agenzia Angelo Po Grandi Cucine. È un'azienda che si occupa di progettazione e forniture per la ristorazione professionale. Inoltre fornisce assistenza tecnica per tutti i marchi del settore. Presso 3R Impianti trovi anche accessori professionali ed utensileria dei migliori marchi. 3R Impianti, via Madonna di Fatima 104, Casa Santa Erice. Si è tenuta questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani la conferenza stampa di presentazione del quarto Memorial Pietro Morici. Il 13 giugno del 1983 veniva ucciso in un agguato mafioso il carabiniere scelto Pietro Morici, valdericino, insieme all'appuntato Giuseppe Bommarito e al capitano Mario D'Aleo. E proprio il 13 giugno a Valderice alle 10 si terrà una cerimonia di commemorazione. Per la quarta edizione del Memorial Pietro Morici, il Comitato Territoriale WISP con l'Associazione Libera ed il patrocinio dell'Arma dei Carabinieri hanno organizzato una gara podistica. Non mancherà la vicinanza delle istituzioni con il patrocinio del Comune di Trapani e Valderice e la prefettura di Trapani. Un percorso lungo 9 km 800 metri, quanto la distanza che intercorre tra la caserma di Monreale fino al luogo dell'uccisione dei tre in via Scobar a Palermo. Per la partenza e per l'arrivo si è scelta via Orlandini, la sede provinciale dei Carabinieri. Un percorso che verrà chiuso al traffico e che interesserà il centro storico e parte del lungomare Dante Alighieri, con rimozione delle autovetture dalle 22 del 17 giugno alle 13 del 18. In contemporanea si potrà partecipare alla passeggiata di solidarietà di circa 2 chilometri, aperta a tutti e gratuita. Il ricavato invece della competizione podistica sarà devoluto completamente al Liceo Scientifico Sportivo Internazionale di Amatrice per l'acquisto di attrezzature. Sull'evento abbiamo ascoltato il comandante provinciale dei Carabinieri Stefano Russo. Bisogna sempre continuare a ricordare e bisogna non solo che gli addetti ai lavori ricordino quanto male ha fatto la mafia e quanto ne continua a fare, quante persone sono morte sotto i colpi della mafia. Bisogna che tutti sempre si ricordino che non si può vivere non tenendo conto di cosa è il bene e cosa è il male nell'linea. Ognuno di noi deve fare una scelta di campo. E una scelta di campo si fa anche conoscendo le cose, non girandosi dall'altra parte, ricordando. In questo caso noi dobbiamo ricordare Pietro Morici, che è un appuntato scelto, un ragazzo quando è morto, di Valderice, che è stato ucciso insieme a un suo collega, il capitano D'Aleo, nel 1983. E sono delle cose che ancora oggi ci devono emozionare, ci devono fare capire, ci devono colpire dentro. Il ricordo consente, ci deve consentire di rimarcare ancora di più quanto è brutta Cosa Nostra, quanto è brutta la delinquenza e quanto invece dobbiamo a questi uomini che hanno dato la loro vita per combatterla. Dobbiamo ricordarlo, dobbiamo essere in tanti, in quel giorno vicino alla mamma.
E adesso gli appuntamenti di questa sera su Telesud alle 21 per Seconda Repubblica, ospiti nei nostri studi di Nicola Baldarotta, i candidati al Consiglio Comunale di Erice Marco Montericcio, Rossella Domingo, Antonella Stabile, Giuseppe Cardella. Invece alle 23 per il Consiglio Comunale di Trapani, Ninni Romano di Trapani Svegliati, Astrid Di Pasquale del Movimento 5 Stelle e Wally Cammareri per il Partito Socialista. E adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.